Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo tutorial. Io sono Michael the Dude e oggi vi insegnerò a piegare la carta per fare... Cos'è? Ora vi mostro. Un cubo. Bene. Cominciamo. Per cominciare prendete un foglio di carta quadrato e come prima cosa dobbiamo fare una piega in diagonale. E dobbiamo farne un'altra anche all'opposto. A questo punto dobbiamo fare una piega a metà in verticale e in orizzontale. Riapriamo il foglio, anzi, a dire il vero non serve. Teniamolo chiuso per una piega in orizzontale. E facciamo una reverse fold su questa piega. Come al solito ve la spiego. Dobbiamo prendere questa piega e piegarla al contrario. Quindi dobbiamo fare una piega a monte su questa linea. Vedo che ho piegato il foglio un po' storto. Vabbè, l'abbiamo già risolto. E ora dobbiamo prendere questa piega e piegarla a valle. E rifacciamo la stessa cosa da questo lato. Ora dobbiamo prendere queste punte, queste estremità, e portarle qui in cima. Molto storto questo, sono molto storte queste pieghe. Sì, beh, ma non è rilevantissimo in questo origami. Giriamo il foglio e facciamo la stessa cosa di prima, quindi prendiamo le estremità e le portiamo su questa punta. Vado spedito qui perché è lo stesso passaggio di prima. Ora dobbiamo prendere queste punte, una e due, e portarle qui al centro. E marchiamo. E facciamo la stessa cosa dall'altro lato. L'ultima cosa da fare è prendere queste estremità e inserirle in questa tasca. Prendiamo, le infiliamo qui dentro il più possibile e poi marchiamo. E dobbiamo ripetere la stessa cosa anche dall'altra parte. Anche dall'altra parte. Quindi giriamo il foglio e ripetiamo. E ora bisogna soffiare. Siamo arrivati a questo punto del tutorial. Abbiamo questo origami e come vedete qui c'è un buco. Dobbiamo semplicemente soffiarci dentro. Prendiamo l'origami, lo apriamo in questa maniera.
Non soffiate troppo forte, sennò esplode tutto come è successo adesso. E abbiamo il nostro cubo. Come ultima cosa, prendiamo i lati e gli diamo la piega per dargli la forma di un cubo. Tutto qui. Anche oggi il tutorial si è concluso, ma se volete piegare altra carta potete esplorare il mio canale, altrimenti ecco a voi degli link rapidi. Se vi è piaciuto il video potete cliccare mi piace e commentare, altrimenti se volete restare aggiornati su nuovi tutorial, non solo di origami, potete iscrivervi al canale. Da Michael the Dude è tutto per oggi, grazie per la visione, ci vediamo nel prossimo video.